La nostra Costituzione, nel suo articolo 21, ci assicura il diritto sacrosanto di manifestare pacificamente. Un diritto conquistato con il sacrificio di chi ci ha preceduto. Come disse una volta Martin Luther King, l'ingiustizia in un luogo è una minaccia alla giustizia ovunque. Citano Martin Luther King e si appellano all'articolo 21 della nostra Costituzione. Riuniti qui al Prato di Arezzo, arrivano da tutta la provincia gli studenti aretini per manifestare la loro solidarietà nei confronti degli studenti manganellati dalle forze dell'ordine. Nelle città di Pisa, Firenze e Catania hanno giustamente scatenato reazioni di solidarietà nei confronti degli studenti manganellati, selvaggiamente, brutalmente dalle forze dell'ordine, ponendo l'attenzione sul tema della regressione del dissenso. Ma credo che il sentimento comune sia stata quasi una sofferenza, perché vedere i nostri coetanei che mentre sono attivi si rendono attivi nella vita della comunità, che vengono manganellati dalle forze dell'ordine, è stato doloroso, soprattutto perché molto spesso veniamo criticati perché ci dicono che non siamo attivi nella vita della comunità, però quando lo facciamo, se la reazione è questa, è un po' deludente. E gli studenti ci tengono a ribadire che la loro manifestazione è apolitica. Faremmo un errore a credere che solo l'attuale governo abbia questo tipo di gestione nei confronti del dissenso. Se si va a vedere degli anni passati, le situazioni simili sono all'ordine del giorno. Piena collaborazione ribadiscono gli studenti con le forze dell'ordine presenti durante la manifestazione. Ci tutelano affinché la nostra manifestazione possa andare nei migliori dei modi. C'è una collaborazione perché noi come studenti, oltre che insomma manifestare la libertà di pensiero e espressione, puntiamo anche a una collaborazione con le autorità, perché non vogliamo andare contro. Non è questo il nostro obiettivo, anzi noi puntiamo a una collaborazione proprio per migliorare il nostro futuro.